facendo domani, il Morimoto potrà essere proposto oppure valuterai ancora? Penso di sì, senti ancora leggero fastidio a fare determinati movimenti, vediamo se vale la pena di rischiare. Mi spiace questo infortunio perché lui è già il secondo, già resto fuori anche precedentemente, già una quindicina di giorni, insomma su 40-45 che siamo di lavoro, un po' di lavoro ha perso, ha svolto dei lavori differenziati, nel frattempo però chiaro che a piscina o palestra non è la stessa cosa del campo. E vediamo oggi l'ultimo allenamento di oggi che andremo a fare, come le sue condizioni, come saranno. Sicuramente si gioca, deve stare bene al 100%, perché non siamo una settimana dall'inizio del campionato e non dobbiamo rischiare per un amichevole nessun giocatore. Hai già in mente una formazione di partenza? Per domani? Sì. Per domani sì. Oppure ancora? No, vabbè, ieri erano parecchi giocatori con gambe pesanti, che lavoravano stato prima con mal di gambe, proprio dei lavori un po' tutti sui polpacci, tutti con gambe molto, molto pesanti. E quindi voglio vedere solo quello che mi fa verificare qualcosa. Diciamo che ruoteranno tutti, non farò 45 minuti a testa, qualcuno arriverà ai 60, perché siamo alla vigilia del campionato. Ecco, però ci sarà una rotazione ampia, alla fine tutti entreranno. Mister, dobbiamo dare una formazione, visto che se ci dà uno spunto. Sì, Fontana. Ve la do, Fontana sì, l'altra è nazionale. E quindi Fontana, Morganella, Lisuzzo, Ludi, Gemiti. E dico se non succede qualcosa è da. Che devo andare a vedere. Porcari, Marianini, Pesce, Pinardi e devo verificare Morimoto, Geda, se Morimoto sta bene. Oppure devo pensare a chi mettere vicino a. Questi potrebbero essere i primi 11, ripeto, devo verificare oggi se c'è qualche problema. Si avvicina molto all'11 che poi giocherà, chiedo. No, li sto facendo girare. Beh, sicuramente 8, almeno 7, 8, no? Gli undicesimi sono lì, 8 perlomeno. Su quello che oggi è ipotizzabile oggi. Poi c'è una settimana di lavoro e anche queste partite. A me mi dà delle indicazioni, perché sono qui per questo, per verificare lo stato di formati dei giocatori. Ma non posso mica fare del amichevoli in rilascio? Ma stiamo guardando, perché stiamo giocando tanto. È una cosa che valuterò proprio domani sera, dopo la partita che vedo domani sera, perché stiamo giocando tantissimo e quindi vedo domani la partita e poi decido se fare l'amichevole o meno giovedì questa settimana. La scelta del Cesena è casuale o avete qualche rapporto? No, è penso casuale, mi è proposta già retta, loro cercavano anche il triangolare con il Lecce, poi non hanno combinato, ma ci sono tutti loro a cercare, non mi sembra. Casualità, sì. E loro, hai già avuto qualche notizia, faranno anche loro ruotare i giocatori? No? Non so. Era vista la presenza di Lisuzzo fin dall'inizio. Che deve fare minutaggio. Indietro molto perché fa tutto di più, sarei da 10 giorni regolarmente, quindi adesso sono a 50, qui è meno di 15 giorni sulle gambe e gli altri ne ha 50, quindi dai primi minuti mi serve che faccia condizione. Adesso per l'aspetto fisico è a posto? Sì, sta bene, sì. Sono anche tutti, vero, sono titolari, però i maggiori forse sono sul compagno di Jesus e sul Thunder d'attacco, poi gli altri per me sono già tutti definiti. No, tutti definiti è quella grossa. No, però come però indicativamente ci sono delle verifiche sempre che voglio fare. L'interno sinistro, chi sostituirà Rigoni? Tra Pesce, probabilmente Giorgi, sicuramente uno dei due, uno sarà uno di questi due. Ieri esempio Karate, tra virgolette, ho provato un quarto d'ora anche a Rovano,
ci ha messo Rigoni a fare il passo e un quarto d'ora la Rovano ci dica, per verificare, perché le partite di questo tipo servono anche per me, per fare delle prove, per verificare i giocatori magari spostati leggermente di posizione. Motta, non posso salutarvi? Motta, ieri l'ho salutato, sì. Cosa gli ha detto? Io ho parlato personalmente con lui, dopo non so ai quei compagni cosa ha detto loro. Noi c'era dispiacere da entrambe le parti, chiaramente, perché lasciarci dopo due anni meravigliosi, due anni importantissimi, dove lui è stato, tra virgolette, un giocatore molto molto importante per noi, è sempre un grande rammarico. Poi ci si lascia ancora di più sull'aspetto umano, rapporti. Umano, e questo c'è sempre grande dispiacere, che sono state sicuramente, anche avendo degli scontri, ma in piena sintonia, e questo lo dimostra poi la presenza che ha fatto Simone con me in campo, questa poi discussione, ma anche quei compagni non è facile lasciarti, è lo stesso è successo per Riyad Sciara, che non ha avuto la forza di aspettarci, perché aveva un malone dentro. Lasciare questa squadra, questo gruppo, credetemi, non è facile per nessuno. Non è facile per nessuno. C'è un po' di dispiacere. Simone, non è che noi vogliamo prendere le distanze che è andato via Simone, in maniera assoluta. Simone qui, in casa sua, lo sa, ha fatto una scelta di lui, perché da qua nessuno l'ha mai messo sul mercato di dire Simone non resta. Simone avrebbe potuto rimanere. Sapeva che gli spazi non potevano essere quelli degli anni scorsi, sulla carta, teorici, all'inizio, rispettivamente. E siccome lui è un grande giocatore che può giocare, e quindi alla fine, perché mi sono stoppato anche alla fine questa situazione di mercato, ha deciso, ha una situazione familiare anche, in questo momento, bella per lui, particolare, che quindi da avvicinarsi a casa fosse, tra virgolette, anche una parte di questo, però non è stata sicuramente questa, eh. Il fatto di vedersi giocare, magari gli spazi per giocare, sono giocatori abituati a giocare, quindi piuttosto soffrire o non essere in condizione, mi sembra che di aver letto sulla stampa oggi, si è andata via. Cioè, dispiacere, ripeto, un ragazzo che anche qui avrebbe trovato fuori gli spazi, questo è sicuro, fuori discussione. Spazi, te l'ho detto e lo sapeva benissimo. Basta, però guardiamo avanti, questo ormai è brutto dirsi, perché vale per lui, per Ria, per Marillo, per Brasce, per tantissimi ragazzi. Ma sono cose improvviso oppure? No. Era già nell'aria? Ma sì. Cioè, mai nell'aria, sta fatta alle 7:10. Vagliava lui la possibilità però anche di andare via, perché guardava che spazi che potevano esserci qui dentro. Senta, chi è rimasto invece, mi riferisco a Pugrone, Gigliotti, no, Gigliotti no, sì, Gidai. Rimasti sono solo due, più D'Angelo. Questi Gidai si alleneranno con voi o... Ma si sono sempre tutti allenati con noi, però se dopo andiamo a fare dei lavori specifici e magari non servono più, magari vanno, si arrivano in orari qualche volta, rare volte diverse. Stubron ha fatto anche la partitina l'altro ieri, ecco. Però necessiterà tante volte che di avere, quando sono qua, quando si allenano con noi, durante la partita c'è una necessità, fanno allenamento. Di Morimoto, che in dubbio gli altri sono tutti disponibili per domani. Sì, ieri sera non è successo nulla, rivettiamo un po' questa problematica alle gambe che avevano tutti ieri sera. È dovuta la preparazione, il lavoro che sapeva la preparazione. Sì. Buona giornata, scusatemi se vi porto di allora. Niente, grazie.